Cari fratelli e sorelle, abbiamo terminato il tempo forte dell'Avvento e poi di Natale ed è iniziato il tempo che si chiama ordinario. Una parola questa che può farci considerare questo momento liturgico come di secondaria importanza. Non è così. Ecco, giocando un po' con la parola ordinario, potremmo capire che è il tempo in cui siamo chiamati a ordinare la nostra vita secondo il Vangelo. Quindi è il periodo in cui siamo chiamati a lasciarci formare dalla parola del Signore. La domenica prossima sarà proprio dedicata in modo particolare alla parola. Il tempo in cui scopriamo di essere tutti discepoli del Signore. Ecco questo tempo per ordinare la nostra vita e renderci discepoli. Ma ordinario significa anche parte della quotidianità. E allora è il tempo in cui siamo chiamati, dopo aver lasciato che la parola entri in noi e ci formi come discepolo, essere chiamati a diventare missionari e a diffondere questa parola al di fuori di noi, là dove viviamo, a portarla nelle nostre famiglie, nei nostri ambienti di lavoro e di vita. Ecco, il tempo ordinario è quindi il tempo in cui sottolinea l'identità cristiana, che è quella di essere discepoli e missionari del Signore allo stesso tempo, insieme. Non possiamo essere discepoli se non abbiamo il coraggio della missione e non potremo mai essere missionari se non siamo prima stati evangelizzati e non ci lasciamo evangelizzare. E i testi della parola che abbiamo ascoltato questa sera senza dubbio ci sono utili ad approfondire e a intendere questa nostra doppia dimensione di discepoli e di missionari. Innanzitutto il Vangelo, che è la parte finale del primo capitolo di Giovanni, era preceduto dal grande prologo e poi dalla presentazione di Giovanni il Battista, che ricorda anche il battesimo di Gesù. È il testo del primo incontro e delle prime parole pubbliche del Signore Gesù secondo l'Evangelista Giovanni. E possiamo trovare dentro questo breve racconto, a mio giudizio, un po' le caratteristiche fondamentali di questo nostro essere discepoli e missionari, le condizioni che ci rendono tali. Cerco allora brevemente di indicarle. Quello che mi ha sempre colpito di questo brano, che i due discepoli, Andrea e il suo amico, probabilmente l'apostolo e evangelista Giovanni che scrive, che erano discepoli di Giovanni, si mettono a seguire Gesù prima ancora di essere chiamati. Si mettono al seguito. E questo perché? Beh, ci sono due motivi fondamentali che emergono in questo testo. E il primo sta nelle parole di Gesù, le prime parole pubbliche di Gesù. Sono due in greco. In italiano diventano tre. Che cosa cercate? Una domanda. Questa medesima domanda Gesù la ripeterà al termine del Vangelo e la dirà ad una donna, la Maddalena, la prima che lo incontra da risorto. E incontrandola le pone la domanda: perché piangi? Chi cerchi? Tutto il Vangelo di Giovanni è racchiuso entro queste due parabole. Questa domanda che Gesù pone forse in un momento di entusiasmo ad Andrea e all'altro amico e che porrà alla fine in un momento di pianto e di disperazione
alla Maddalena, l'apostola degli apostoli, a cui affida il messaggio della risurrezione. Chi cerchiamo? Che cosa cerchiamo? È una domanda che sta nel cuore di tutti e di ogni persona, ma che a volte ha difficoltà ad emergere, a chiarirsi. Ma è la domanda che ci muove alla ricerca del senso, è la domanda che ci fa essere veramente religiosi nel senso vero di coloro che stanno cercando e cercando Dio. Siamo tutti mendicanti e cercatori di Dio, perché nel profondo del nostro essere alberga questa domanda. E il Signore la mette in evidenza, la pronuncia con forza a questi due discepoli di Giovanni. Ma perché questa domanda, che è naturale, che alberga nel cuore di ogni uomo, possa essere compresa e venirne veramente fuori e spingerci, motivarci a seguirlo, che sia un momento di entusiasmo o un momento di difficoltà e di buio, c'è bisogno di una realtà concreta, c'è bisogno di testimoni, c'è bisogno di qualcheduno che ce lo indichi, o c'è bisogno di qualcheduno che abbia risposto a questa domanda prima di noi e noi lo riconosciamo come persona che ci può essere maestro. Per Andrea e l'amico, per i due discepoli, questo testimone è stato Giovanni il Battista, che indica a loro: ecco l'agnello di Dio, ecco la persona di cui vi parlavo, e li mette in cammino. C'è una domanda nel nostro cuore e ci sono tante persone che sono testimoni di questa domanda realizzata e che sono un po' i motori della nostra vita cristiana e della nostra possibilità di diventare discepoli. Se facciamo un po' di memoria, credo, alla nostra vita e al nostro passato, credo che ne troviamo tante di persone che ci hanno aiutati a individuare in Gesù colui che merita di essere seguito. Li troviamo di sicuro in famiglia e li troviamo a volte in persone chiare e indicative che sono diventate modello per ognuno di noi. Soprattutto quando si tratta di scegliere magari uno stile di vita o una vocazione particolare. Preghiamo e ringraziamo il Signore per questi testimoni che hanno fatto parte della nostra esistenza. Io ne ricordo in particolare uno questa sera, un mio confratello, il nome è Valerio, che, con cui non ho mai vissuto in comunità religiosa insieme, perché lui poi è andato in giro per il mondo come missionario e attualmente sta combattendo con il Covid a 77 anni in Mozambico, a Maputo. Ma tutti abbiamo qualcheduno che ci ha aiutato ad aprire il nostro cuore e a sentire questa domanda: chi cerca? E penso soprattutto a voi, fratelli e sorelle, che vivete il matrimonio. L'uno per l'altro e l'altra per l'uno, i coniugi, sono testimoni vicendevoli di questa domanda. E sono il volto che aiuta ad interpretare la persona risorta del Signore, che ci spinge a camminare e a seguirlo. Mai risponderemo a questa domanda da soli. Perché la fede, pur essendo dono di Dio ed è dono di Dio, è sempre un dono di comunione e ha bisogno di altri e di altro per poterlo vivere in pienezza. Ecco, questa sera il testo del Vangelo di Giovanni ci ricorda essenzialmente questi due elementi fondamentali del nostro credere. La domanda che portiamo nel cuore, ma che rischia sovente di essere nascosta, è il bisogno di testimoni che ci aiutano ad aprire questa porta del cuore e a individuare il Signore e incominciare a seguirlo. Ma il testo del Vangelo aggiunge anche altro, almeno altri due elementi.
l'incontro con il Signore. Alla domanda si incrociano gli sguardi. Gesù dice: chi cercate? E questi due rispondono con un'altra domanda, che non è un tentativo di scansare la risposta, come a volte capita quando nella scuola, penso, ad una domanda, non sapendo rispondere all'insegnante, ne pongo un'altra. No, non è così, ma è la domanda che va al cuore, che va alla realtà, perché non basta l'incontro di un momento, non basta un chiaro di luna improvviso, c'è bisogno di rimanere. E allora Andrea e l'amico dicono: Maestro, dove dimori? Dove abiti? Ecco, c'è bisogno che questo incontro diventi stabile. È la risposta di Gesù. Allora venite e vedrete. Vanno e dimorano con Lui tutta la giornata e ne ricorderanno il momento e l'ora particolare per tutta la vita. Ecco la dinamica del diventare discepoli del Signore. E una volta compiuta questa dinamica del discepolato, diventa possibile l'essere missionario. Andrea, ritornando a casa, ha il cuore pieno e aperto, e allora non potrà fare altro che dire al fratello Simone: abbiamo trovato il Messia, abbiamo trovato il Cristo che tutti aspettavamo, e lo conduce da lui. Ecco, mi sembra che questo testo meraviglioso del Vangelo di Giovanni ci indichi veramente quanto ci aspetta in questo tempo, tra virgolette, ordinario, quello di lasciarci costruire come discepoli e non aver paura di rovesciare poi la nostra gioia di essere discepoli del Signore e trasformarci in missionari che sanno contagiare con la loro vita e con il loro entusiasmo per aver incontrato il Signore e aver dimorato con Lui. Ma è anche interessante la seconda lettura, e credo che in questo momento sia anche molto importante per noi. Il testo della prima lettera di Paolo ai Corinzi è questo richiamo sul corpo. Per 7 volte il testo sacro ha ripetuto il termine corpo e ci ha ricordato che il Signore è per il corpo e che il corpo è tempio dello Spirito Santo e che siamo stati messi insieme per formare un unico corpo spirituale. È un testo, questo, che è una rivoluzione, perché il pensiero del tempo, nella cosiddetta koinè del tempo in cui inizia a svilupparsi l'evangelizzazione, il pensiero dominante era quello ellenistico e greco, e si considerava il corpo un po' platonicamente come la prigione dell'anima. Il cristianesimo, la rivelazione biblica, partendo dalla prima pagina della creazione di Adamo ed Eva, della creazione dell'umanità, ci ricorda che la situazione è esattamente l'opposta. Non siamo degli spiriti messi dentro un corpo quasi in prigione. Siamo dei corpi spirituali. San Paolo dice: soma
pneumaticos. I nostri corpi hanno ricevuto e contengono la grazia e lo Spirito di Dio. Siamo il vero tempio della divinità. E questa pagina che ci richiama quindi al rispetto fondamentale della nostra corporeità, che è il mistero del Natale, perché il Signore si è fatto corpo e carne come noi. È un testo che senza dubbio ci chiede il rispetto delle nostre relazioni affettive e della nostra corretta dinamica della vita sessuale, ma è anche il testo che ci ricorda il valore del corpo e che non è possibile credere e vivere e essere cristiani senza dire la bellezza e l'importanza della corporeità. E questo tempo di pandemia credo possa avere anche il valore di farci ritornare a pensare all'importanza di essere corpo, non solo perché ci difendiamo dal virus, che dobbiamo fare, ma per relazionarci in modo corretto tra di noi e sentirci questo grande corpo spirituale di Dio. Il rispetto delle normative e tante cose ci richiamano a questa importanza e a questa bellezza e a vedere il corpo come il luogo della salvezza di Dio, come la benedizione di Dio, come il contenitore di Dio. Ed è per questo che il mistero della nostra fede è il punto principale del nostro credo, che diremo tra poco, sta nelle parole finali: credo nella risurrezione della carne, credo nella risurrezione di Gesù e nella mia e nostra futura risurrezione corporale con il corpo. Ecco, accogliamo dalla parola di questa domenica con cui iniziamo questo tempo ordinario questa sfida di diventare veramente e gioiosamente discepoli e missionari, certi di questo enorme dono che il Signore ci ha fatto. Amen.